Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Tra qualche giorno sarà Santa Lucia e noi siciliani, o meglio dire, i siciliani della parte di Palermo e di Trapani preparano una prelibatezza che non vi dico. Ciao! Ciao Santo! Conoscete questi? Sono lo street food più conosciuto al mondo siciliano, ma in versione dolce, le arancine dolci. Io fino a qualche anno fa non ne sapevo, non ero a conoscenza della loro esistenza, perché dalle parti mie, quindi dalle parti di Catania, non le ho mai viste, non le fanno o non le conoscevo io, perché io sappia non le fanno. Poi sono arrivata qui in Germania e ho conosciuto degli amici palermitani e trapanesi della provincia di Alcamo e mi hanno fatto assaggiare questa prelibatezza. Spero che vi piacciono anche voi e vi lascio subito alla videoricetta. Iniziamo dalla cottura del riso e quindi avremo bisogno di 250 g di riso a chicco piccolo e tondo ricco di amido. Per fare le arancine ci vuole questo tipo di riso ricco di amido. Dopodiché aggiungiamo 720 ml di latte a temperatura ambiente, 70 g di burro, 40 g di zucchero e io utilizzo il baccello di vaniglia perché non mi piace la cannella, ma qui ci sta la cannella, un baccello di vaniglia usato da una precedente preparazione, un pizzico di sale e inseriamo tutto nel nostro pentolino a freddo, quindi sia il riso, latte, zucchero e anche il baccello di vaniglia e il sale. Il burro lo metteremo quasi alla fine. Per evitare che il riso si attacchi al fondo del pentolino o che si bruci, dovete mettervi belli comodi e mescolare sempre il vostro riso. A metà cottura, quando iniziate a intravedere i chicchi di riso attraverso il latte, aggiungete il burro e mescolate sempre. Eliminate il baccello di vaniglia e lasciate cuocere ancora fino a quando il vostro riso non avrà assorbito del tutto il latte. A quel punto il riso sarà pronto. Ripensandoci bene, andiamo ad aggiungere anche un po' di estratto di limone, ma volendo potete inserire la buccia del limone e poi eliminarla come avete fatto per la vaniglia. Ovviamente questo è un gusto mio perché noi non mangiamo cannella a casa, quindi aspettiamo che si assorbano completamente i liquidi. Ed ecco che dopo circa 25 minuti il nostro riso è pronto, ecco la consistenza che dovrà avere, bello appiccicoso e colloso perché tutto l'amido è rimasto dentro. Non fate l'errore di andare a cuocere prima, di fare bollire prima il latte e poi inserire il riso. Quindi trasferiamolo su un vassoio e lo andiamo ad appiattire. In questo modo si fredderà prima, quindi copriamo con pellicola trasparente e lo lasciamo raffreddare. E iniziamo ad occuparci della ricotta. Quindi occupiamoci della ricotta, mettiamola a colare per un giorno intero, dopodiché andiamo a setacciarla come vi ho spiegato nel video dei cannoli siciliani di qualche giorno fa. E quindi setacciatela, ne avremo bisogno di circa 500 grammi, setacciatela completamente, andate ad aggiungere 160 grammi di zucchero semolato e l'estratto di vaniglia, la cannella se preferite e dopo aggiungete anche 50 grammi di scaglie di cioccolato, in questo caso io, ma a voi consiglio di mettere le gocce di cioccolato, quelle che non si sciolgono durante la cottura,
perché altrimenti, come è successo a me, poi avrete, otterrete un ripieno più cioccolatoso, che se vi piace non è un problema, ma io preferirei nell'altro modo. Quindi andate a trasferire la vostra ricotta in un sac à poche con una bocchetta liscia e andate a formare delle palline di ricotta in questo modo, come sto facendo io. E andate a metterle in congelatore, così che quando dovrete formare l'arancina non vi troverete in difficoltà e il ripieno non esca da tutti i lati. Questo è un consiglio che vi do, o un metodo che vi do per farli. Ovviamente potete inserirla anche così la ricotta, ma sarà un po' più difficoltoso. Quindi abbiamo il nostro riso raffreddato, abbiamo la nostra ricotta congelata. Vi consiglio di mettere dei pad congelati di ghiaccioli sotto la ricotta, così che non si scongeli subito. Andiamo a prenderci una ciotolina con dell'acqua e, bagnandoci le mani di volta in volta, andiamo a formare il nostro arancino. Quindi bagnatevi le mani, andate a prendere un po' di riso e lo spiaccicate sulla mano, in questo modo. Spiaccicate, il termine mi fa ridere. Fate una piccola conchetta con la mano e posizionate il riso sopra, in questo modo. Dopodiché prendete una pallina di ricotta e la mettete al centro, in questo modo. Richiudete il tutto avendo l'accortezza di non lasciare buchi, quindi se vi manca un po' di riso aggiungetelo, e premete il tutto bene con le mani fino a fissare su tutti i lati. Arrotolate un pochettino in modo da formare un bel arancino rotondo, in questo modo, e mettetelo da parte. Io proseguirò così con tutti e ci vediamo dopo per la panatura. Ecco, da 500 g di ricotta mi sono rimaste queste tre palline, quindi le andiamo a riporre in un sacchetto per alimenti da congelatore e le andiamo a ricongiolare, oppure la scongeliamo e ce la mangiamo così. In tutto abbiamo ottenuto 12 arancine. Adesso andiamoci a sbattere un uovo intero, e se volete potete aggiungere un goccino di latte. E andiamo a pensare a panare le nostre arancine. Come potete notare, non sono così grandi le mie arancine, perché essendo dolci è bello che sia un dolcetto e non una cosa esagerata come facciamo solo noi le arancine quando sono con la carne. Quindi piccoline, ragazzi. Quindi andiamo a passare la nostra arancina prima nell'uovo e poi nella mollica di pane. Ovviamente, se volete ottenere un prodotto completamente gluten free, vi consiglio di andarlo a panare con della farina di riso o con della farina di avena. Non otterrete la stessa croccantezza, ma sono buoni comunque. Quindi Fabiana, lo dico per te. Fabiana è una ragazza che ha un canale YouTube, seguitela perché è bravissima. Si chiama The Dark Drop, poi vi metto pure il link qua sotto nell'info box. Quindi panatelo, tornando a noi, panatelo e lo trasferite su un piatto. Come vedete, io faccio con una mano, passo l'uovo e con l'altra mano la mollica. In questo modo non si andrà ad impregnare la mollica di uovo. Quindi proseguiamo così per tutte, dopodiché ci andiamo a lavare le nostre manine, mettiamo da parte l'uovo che non ci serve più e con le mani pulite andiamo a ripassare di nuovo nella mollica, in questo modo da dare una forma ancora più rotonda ed affissare ancora meglio la mollica. Ed ecco le nostre arancine di Santa Lucia pronte. Prima della frittura però dovremmo passarle in frigo per ancora mezz'oretta.
Dopodiché preparatevi in un pentolino stretto e alto abbondante olio di semi di girasole o di arachidi e lo portate a una temperatura di 180 gradi. Quindi andate a friggere le vostre arancine, aggiungetele poche alla volta, 3 al massimo ne sto aggiungendo io, perché altrimenti andrete a raffreddare di tanto l'olio e poi si insupperebbero tantissimo. Quindi, dopodiché, preparatevi un po' di zucchero semolato e o mettete un cucchiaino di cannella e mescolate lo zucchero, oppure, un cucchiaino no, la punta di un cucchiaino è troppo, ma come ben sapete a me non piace, ho messo un paio di bustine di zucchero vanigliato così da rendere lo zucchero ancora più saporito. Quindi una volta che sono ben dorate le nostre arancine le facciamo colare su un foglio di carta assorbente e dopo un paio di minuti ancora da calde le passiamo nello zucchero. Io continuerò a fare così per tutte e ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci pronti a fare la prova assaggio. Mancino dolce. No. Dacci un morso. Un morso tu, un morso io. È cioccolato. Che cos'è? Mancino dolce. Fatti lavare le mani. Ciao. La provo anch'io. Ciao. Ti piace, Santo? Sì? Allora te lo lascio. Sì. Questo è il tuo. Allora dammi un altro. Altre valle. Messo. Perché c'hai l'altro. È buonissimo. Come vi ho detto prima, queste arancine si preparano per Santa Lucia. Le chiamo arancine perché le ho conosciute tramite persone di Palermo e di Trapani. Quindi credo che siano delle femmine questa volta. Io vi consiglio di mettere anche della cannella se a voi piace e di mettere la cioccolata, le gocce di cioccolato, quelle che non si sciolgono. Altrimenti se mettete quelle che si sciolgono succede questo. Quelle che non si sciolgono sono quelle che vanno in forno e sono più resistenti al calore. Io vi auguro buona Santa Lucia a tutti. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta e alla prossima. Un secondo. Video ricetta. Un secondo, tieni Santo. Continua a mangiare questo. Ciao. Tieni, prima ti dici se è buono o no. Buono. È buono, è buonissimo. Sì? È buonissimo. Ci piace, ci piace. Diteci tutti buona Santa Lucia. Ciao. Buona Santa Lucia. Buona Santa Lucia a tutti. Ah, volevo dirvi, se volete realizzarli completamente senza farina, potete panarli nella farina di avena oppure nella farina di riso. Ovviamente verranno meno croccanti, ma sono buoni lo stesso. E sono lo stesso. Alla prossima video ricetta della cucina del cuore. Ciao! Un secondo, cliccate la campanella. Cliccate la campanella. Ed inoltre potete anche fare con lo stesso metodo con la Nutella o con della crema pasticcera o la Nutella di pistacchio o con quello che più preferito. Sono dei dolcetti bellissimi e fateli così piccoli che sono fenomenali. Alla prossima video ricetta. Eccolo.